benvenuti ai nostri studenti, ai nostri ragazzi, sia quelli del Politecnico, sia quelli che arrivano dalla scuola superiore. Continuiamo il nostro ciclo di seminari e di conferenze che sempre sono dedicate, come già quelle precedenti, non soltanto a spiegarvi, ad approfondire, come facciamo sempre in una scuola di ingegneria, tematiche di carattere scientifico e tecnologico, ma provando un po' con degli esperti a capire anche qual è l'impatto della tecnologia. Un impatto che in questo ce lo siamo detti tante volte, l'ho detto io tante volte in questa introduzione, in particolare in questo periodo storico, assume le caratteristiche di una vera e propria rivoluzione tecnologica. E abbiamo con noi il professor Giorgi del Centro di Fisica Teorica di Trieste, che è un climatologo e quindi vi parlerà di questi temi. Il climate change è uno dei grandi challenge, no? Dei societal challenges che anche la nostra Commissione europea pone come una delle grandi sfide, insomma, ma è inutile parlarne perché ormai è un fatto che viviamo quasi quotidianamente. E poi abbiamo con noi l'ingegner Francesco Stavace, che è l'amministratore delegato dell'Enel. Enel è peraltro un'azienda partner del Politecnico, con cui il Politecnico ha un consolidato rapporto di collaborazione, che vi parlerà del tema grosso, che di nuovo è un tema di transizione tecnologica e che è il tema della transizione energetica. Enel in questo è un player importante, è forse uno dei player mondiali più importanti, è un player che non soltanto ovviamente si occupa di fare distribuzione, ma che dal punto di vista dell'innovazione è tra i più avanti al mondo. Due settimane fa noi abbiamo avuto il piacere qui di dare due lauree honoris causa a due protagonisti della Silicon Valley. Uno era il Dean, il preside del College of Engineering, che sarebbe la facoltà di ingegneria di Berkeley, di UC Berkeley, una delle più grandi università, e l'altro era Thomas Siebel, che è uno dei maggiori imprenditori della Silicon Valley, che lavora proprio sulle reti energetiche, sul tema dell'analisi dei dati che vengono prodotti dalle reti energetiche. Bene, si è proprio parlato dell'importanza delle grandi utility, sono poche nel mondo, Enel è probabilmente una delle più grandi, una di quelle che oggi sta più promuovendo, guidando, ecco, l'innovazione in questo ambito. Vi parlerà anche di uno dei temi importanti che però c'è anche nel cambiamento climatico. Oramai la grandissima quantità di dati che noi abbiamo a disposizione, la necessità di essere capaci, ecco, di estrarre l'informazione da questi dati, no? Il tema del big data, del data science, del machine learning, che è un tema che potrà interessarvi, che sicuramente vi interesserà come giovani, ed è anche un tema dove c'è bisogno di professionalità. Sia nella Silicon Valley, sia l'ingegner Starace mi diceva che trovare dei data scientist, cioè delle persone che sappiano fare questo mestiere, insomma, di estrarre informazioni da grandi quantità di dati, è difficilissimo trovarli ovunque nel mondo, e noi come università dobbiamo cercare di produrre sempre di più dei curriculum in questa direzione. Quindi insomma, sono temi di grandissima importanza, di grandissima attualità, e io ringrazio moltissimo i nostri due relatori per aver accettato di essere qua con noi. Grazie ancora, prego. Grazie al rettore del Politecnico, professor Gilli, e naturalmente benvenuto a Filippo Giorgi, benvenuto a Francesco Starace, benvenuto a tutti voi e al pubblico che ci segue in streaming. Il nostro primo spettatore sappiamo che è Piero Angela, quindi ciao Piero, buon ascolto da Torino. Allora, Filippo Giorgi, io dirò due parole su di lui. La prima è una notizia: tra poco tempo, credo tra un mese, potrete andare in libreria e trovare un suo testo, il primo testo divulgativo che il professor Giorgi scrive, ha più di 200 pubblicazioni scientifiche al proprio attivo, ma questo è il primo che scrive per voi, per noi pubblico, e sarà intitolato L'uomo e la farfalla, edito da Angeli. Ed è un libro che riprenderà, credo, in parte almeno i temi che oggi il professor Giorgi tratterà qui per noi. Dirige la sezione di Scienze della Terra al Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam di Trieste
ha fatto parte dal 2002 al 2008 l'unico italiano del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, che è un organismo che insieme con Al Gore, che poi si è preso tutta la gloria, ma insomma insieme con Al Gore ha ricevuto il premio Nobel per la pace, proprio per il lavoro che è stato fatto sul cambiamento climatico, sulla sua importanza nel mantenimento anche degli equilibri di questo pianeta a livello politico, a livello di poteri, e quindi lavorare sul clima e lavorare tutti insieme sul clima è una di quelle cose che possono unire i popoli e i governi, un po' come l'attività spaziale finora ha abbastanza uniti i governi, anche se è nata come un'attività competitiva naturalmente tra le superpotenze, ma oggi sulla stazione spaziale per fortuna non ci sono confini e tutti noi ci auguriamo che anche il pianeta proceda in questa direzione. È laureato in fisica dell'atmosfera, si è laureato con Guido Visconti all'Università dell'Aquila e poi ha conseguito il suo dottorato al Georgia Institute of Technology di Atlanta negli Stati Uniti, ha fatto ricerca a Boulder in Colorado e è un esperto di modelli di fisica dell'atmosfera, ha lavorato sull'inverno nucleare, che è un tema che forse non vi è arrivato perché siete tutti nati nel nuovo millennio o quasi qua, quindi sta tornando purtroppo di moda, aggiungo il purtroppo che non era stato messo dal professor Giorgi, ma penso che sia sottinteso, cioè quello che succederebbe nel caso di un conflitto nucleare globale. E quello che succederebbe sarebbe che farebbe un gran freddo, ma insomma adesso non entriamo nella storia di questi modelli. Un altro modello a cui ha lavorato, molto interessante, è la possibile evoluzione del clima e la relativa diffusione quindi delle acque, i cambiamenti geologici che potrebbero avvenire nella zona dove gli Stati Uniti pensano di mettere i loro rifiuti nucleari, i rifiuti che derivano dalle centrali nucleari. Anche questo è un lavoro di modellistica molto complesso che comporta ovviamente delle conoscenze di fisica e delle conoscenze di informatica molto raffinate. Ho detto 200 articoli scientifici, ma sono 300, vedo adesso nei miei appunti, e magari nel frattempo, da quando io ho preso questi miei appunti, sono anche aumentati. È tra gli studiosi italiani più citati in Scienze della Terra. Io adesso gli passo la parola, vi ricorderei soltanto un dato di partenza che probabilmente poi verrà anche richiamato. Quando all'inizio del Novecento si misurava la quantità di anidride carbonica nell'atmosfera erano 290 parti per milioni, oggi siamo a 404-405, cresce al ritmo di 2 parti per milione all'anno. L'anidride carbonica è il rifiuto della combustione, è una delle conseguenze della combustione e naturalmente della combustione soprattutto di carbone e di petrolio in misura minore, ma non uguale a zero, ovviamente non può essere così perché c'è del carbonio, del metano. Questo è un elemento molto importante che connetterà il discorso del professor Giorgi con quello degli scenari energetici che poi affronterà il professor Starace. Prego, professor Giorgi. Grazie. Va bene. Si sente? Sente bene tutti quanti? Allora, intanto ringrazio per questo invito. Io mi sono chiesto di parlare del futuro del clima della Terra, una cosa molto difficile da fare, come già vi è stato detto, però ci sono molte cose che oggi sappiamo, sulla base delle quali io penso sia molto difficile giustificare una inazione per quanto riguarda le cause di questi cambiamenti climatici. Comunque, procediamo dall'inizio, ecco qui. E la prima slide che vedete qui vi fa vedere quanto sia complesso il sistema climatico, perché il clima non è solamente la pioggia, la temperatura, ma il clima è tutto quello che succede sulla Terra. Un modello climatico oggi è secondo me almeno, uno degli oggetti più complessi che la scienza sta studiando, perché include atmosfera, oceani, chimica dell'atmosfera, criosfera, biosfera, la litosfera nel senso dei vulcani e dall'inizio di quello che noi chiamiamo antropocene, include anche il fattore umano.
La modellistica del sistema climatico è un campo di ricerca molto molto affascinante che offre tantissime prospettive. Quindi se siete interessati a farlo, mandatemi un'email o telefonatemi in ufficio, perché ci sono tantissime cose ancora da fare. Allora, prima di parlare del futuro, dobbiamo però parlare un attimino del passato per cercare di capire quello che sta succedendo. Allora, avete mai visto questo tipo di curve? Avete mai visto il film The Day After Tomorrow? Qualcuno l'avrà visto. Allora, nella prima scena, dove Dennis Quaid cade in quel crepaccio, eccetera, che cosa sta facendo lui? Sta prendendo degli oggetti che noi chiamiamo carotaggi di ghiaccio. Lui, nella fattispecie, era in Antartide. Praticamente loro prendono questi lunghissimi tubi di ghiaccio, sull'ordine anche di alcuni chilometri, e dall'analisi questo ghiaccio, quando si forma, incorpora delle piccole bollicine d'aria. Dall'analisi di queste bollicine d'aria si può risalire alla composizione atmosferica di quando si è formato questo ghiaccio. E dall'analisi della composizione atmosferica si può risalire anche a quelle che erano le temperature della Terra nel passato. Allora, qui vedete, questo zero siamo noi, ok? Tempo zero, e qui c'è una ricostruzione del clima fino a 400.000 anni nel passato. E qui è un proxy della temperatura, ovviamente la temperatura di quest'area non è quella che c'era 400 milioni di anni fa, però esistono dei proxy della temperatura nella quale si può risalire la temperatura stessa. Che cosa sono queste? Chi me lo sa dire? Se questa è la temperatura, queste oscillazioni che cosa sono? Facile. Qualcuno lo dica, si alzi in piedi e lo dica. Sono le ere glaciali e i periodi interglaciali, va bene? Questo qui è un periodo interglaciale, questi qui sono i periodi glaciali. Noi siamo qui, siamo alla fine, verso la fine di un periodo interglaciale, relativamente caldo, che si chiama Olocene. Gli ultimi 11.000 anni, che sono questo periodo qua relativamente caldo, viene chiamato Olocene, che poi è il periodo in cui si è sviluppata, la società umana. Queste oscillazioni ovviamente non sono legate all'uomo per ovvi motivi, ma sono dovute a piccole variazioni dell'orbita terrestre che voi avete studiato. Vediamo un po', mio figlio l'ha studiato l'anno scorso in terza media o per quelli che sono al liceo probabilmente l'avete fatto un paio di anni fa. Quindi normalmente nelle prossime, vedete qui dei periodi ogni 110.000 anni, poi dei periodi ogni 20.000 anni e così via. L'ultimo periodo glaciale, il massimo glaciale, è stato 18.000 anni fa. Normalmente noi staremmo andando verso la prossima era glaciale. Persone che hanno più o meno la mia età o qualche annetto in più si ricorderanno che negli anni 70 si diceva come stessimo andando verso la prossima era glaciale. E in effetti era vero. Se non che cosa è successo? È successo che appunto a partire da qualche migliaio di anni fa si è sviluppata la società umana che ha cominciato a emettere in atmosfera tutta una serie di inquinanti. Alcuni di questi inquinanti producono il cosiddetto effetto serra. Adesso io vorrei che uno di voi si alzi in piedi, prenda il microfono e mi dica che cos'è l'effetto serra. Vi faccio sempre questa domanda e ne sento svariate versioni. C'è qualcuno che pensa di sapere cos'è l'effetto serra? No, è impossibile che nessuno sappia cos'è l'effetto serra. Tu lo sai? Ok. No, 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 deve essere un ragazzo. Vabbè, senza offese. Questo è molto importante perché faccio questa domanda? Perché voi sareste stupiti di quante persone non sanno cos'è l'effetto serra e parlano dei cambiamenti climatici senza sapere che cosa li produce. La cosa più importante è capire prima di tutto questo concetto. Quindi vorrei sapere se qualcuno di voi a scuola vi è mai stato detto o all'università. Su, su, non siate troppo timidi. Lui, vai. Il più lontano, naturalmente. Il più lontano, ovviamente.
Allora, l'effetto serra è dovuto, penso principalmente all'anidride carbonica o comunque altri gas simili all'anidride carbonica, che fanno in modo che i raggi solari, una volta entrati all'interno dell'atmosfera, non vengano riflessi e quindi non possono più essere dispersi, e questo fa aumentare chiaramente la temperatura. Che cosa non può essere disperso? Il calore dei raggi solari. Ok, vai avanti. E quindi questo fa aumentare la temperatura. Ok, ma quando dici calore che cosa intendi esattamente? Nello spettro elettromagnetico, che parte è? Radiazione, giusto? Allora, ve lo spiego io, dai. Siete troppo timidi. Comunque c'è abbastanza vicino. Allora, questi gas... Mi associo all'applauso. Allora, ci sono appunto alcuni di questi gas che si chiama appunto gas serra. Infatti il principale gas serra non è l'anidride carbonica, ma è l'acqua, il vapor d'acqua. E vedrete qual è l'importanza del vapor d'acqua in questo problema. Comunque, per quello che concerne le attività umane, è l'anidride carbonica e il metano. Che cosa fanno? Allora, il motore del clima è l'energia che ci viene dal sole. I raggi del sole arrivano sulla Terra, riscaldano la superficie e la superficie della Terra, come ogni corpo caldo, che cosa fa? Emette radiazione infrarossa, sigma T alla quarta, sicuramente l'avete fatto. Questi gas serra che cosa fanno? Se non ci fosse l'atmosfera, questa radiazione infrarossa fuggirebbe nello spazio, quindi la Terra si raffredderebbe, la temperatura sarebbe sui 30 gradi più fredda di quello che è oggi. Questi gas serra assorbono questa radiazione infrarossa e, come ogni gas in equilibrio, la riemettono in tutte le direzioni, quindi verso l'alto ma anche verso il basso. Riemettendola verso il basso riscaldano la superficie scambia calore con l'atmosfera e questo produce un riscaldamento. È chiaro a tutti questo concetto? Questo lo dovete sapere, perché è il concetto principale quando si parla di cambiamenti climatici. C'è qualcuno a cui non è chiaro? Tutti bravissimi, ottimo. Allora, quindi i gas serra in realtà per la nostra atmosfera sono positivi, perché appunto la mantengono a una temperatura che ha consentito alla vita di svilupparsi. Il problema qual è? Cioè, incidentalmente, questo effetto serra non è assolutamente una nuova scoperta, è una cosa che conosceva Arrhenius più di cento anni fa. Il problema è questo. Questa è la curva da cui è nata tutta la storia dei cambiamenti climatici. Allora, questa curva si chiama la curva di Keeling. Keeling era, perché purtroppo è scomparso qualche anno fa, un famoso scienziato, Charles Keeling, il quale misurava anidride carbonica, misurava la composizione della Terra in una stazione meteo in cima a questa montagna che si chiama Mauna Loa, un vulcano spento in una delle isole delle Hawaii. Tra l'altro potete fare un bellissimo giro in bicicletta fino alla cima di quest'isola. E lui, negli anni 50, cominciò a misurare la composizione dell'atmosfera e quindi anche la concentrazione di CO2. Dopo una ventina di anni, arrivati agli anni 70, si rese conto che la concentrazione di anidride carbonica stava aumentando. Queste oscillazioni che vedete, il cosiddetto respiro della biosfera, no? Perché la biosfera emette CO2 con la respirazione e l'assorbe con la fotosintesi. Quindi qui vedete la crescita e morte delle piante, nell'emisfero nord soprattutto. Comunque vedete questo aumento. E lui si è chiesto, ma perché sta aumentando la CO2? Diciamo, non c'era nessun motivo conosciuto, naturale, che portasse a questo fenomeno. E lui si è detto, se la CO2 aumenta, la CO2 è un gas serra, l'effetto serra dovrebbe aumentare. Se l'effetto serra aumenta, che cosa dovrebbe fare il clima? Riscaldarsi, giusto? Perché aumenta questo effetto di intrappolamento della radiazione infrarossa. E infatti lui già negli anni 70 lanciò
un allarme, diciamo, alla comunità scientifica: guardate che la CO2 sta aumentando, questo probabilmente dovrebbe causare un innalzamento delle temperature. Il problema era perché sta aumentando. Quello che vedete qui è l'andamento dei vari gas serra, questa è la CO2, negli ultimi 10.000 anni. Vedete che, come appunto si diceva prima, le quantità di CO2, diciamo a livello naturale, sono attorno a circa 280 parti per milione. Cioè ogni milione di molecole di atmosfera ce ne sono 280 molecole di CO2. E vedete, quando arriviamo all'inizio dell'era industriale, boom, sale e va fuori scala. A tutt'oggi non c'è ovviamente nessun processo naturale che può spiegare questo aumento. In più oggi siamo sicuri che questo è dovuto all'uso di combustibili fossili, anche perché la composizione isotopica della CO2 è consistente con la combustione, ed anche perché producendo CO2 con la combustione diminuisce l'ossigeno, e sono state fatte delle misure della variazione di ossigeno, misure molto molto precise, tra l'altro fatte dal figlio di Charles Keeling, che fanno vedere che questo è consistente. Comunque oggi siamo sicuri che la CO2 deriva dall'uso di combustibili fossili. Un'altra cosa importante è che il riscaldamento della Terra non è legato solo all'effetto serra diretto, ma anche a una serie di feedback. I più importanti sono questi due, il feedback del vapor d'acqua e il feedback dell'albedo dei ghiacci. Che cosa vuol dire? Se l'atmosfera si riscalda, aumenta la sua capacità di contenere vapor d'acqua per una legge che si chiama legge di Clausius-Clapeyron. Sono sicuro che l'avete fatta in uno dei vostri corsi di fisica, giusto? Sì. Se aumenti il vapor d'acqua è un gas serra, aumenta l'effetto serra, si riscalda l'atmosfera, contiene più vapor d'acqua, aumenta anche l'evaporazione dagli oceani e si instaura questo processo di feedback. Questo processo qui è probabilmente il più importante, che amplifica il riscaldamento dovuto solamente all'aumento della CO2 o del metano. Va bene? Il secondo è quello legato all'albedo dei ghiacci. Allora, voi sapete che i ghiacci riflettono, l'albedo e la riflettività. I ghiacci riflettono molto efficientemente la luce solare. Se io riscaldo l'atmosfera, sciolgo i ghiacci, quindi la superficie riflette di meno, assorbe di più radiazione solare, si riscalda, scioglie i ghiacci, assorbe radiazione solare e così via. Questo è un altro processo di feedback positivo. Questo è il motivo fondamentale perché l'Artico, come vedremo, è la zona principale dove si vede questo riscaldamento globale, una specie di lente di ingrandimento del riscaldamento globale. Quindi è chiaro questa cosa, diciamo che la CO2 è l'innesco che poi mette in azione tutti questi feedback. Ce ne sono tra l'altro altri due che non ho il tempo di spiegare. Quindi i gas serra stanno aumentando, i feedback sono in atto, vediamo effettivamente un riscaldamento globale? Queste sono le misure di anomalie di temperatura globale misurate al suolo. Allora, qui intanto questa l'ho presa due giorni fa perché include anche il dato del 2017 che è praticamente appena uscito fuori. Queste sono misure prese da stazioni meteo, decine di migliaia di stazioni meteo sparse in tutto il globo. E che cosa si vede? Si vede chiaramente che dall'inizio del secolo fino ai giorni nostri la temperatura globale è aumentata di circa un grado, diciamo così. Va bene? Adesso, cosa importante qual è? È che non è che la temperatura, allora questa è la temperatura annuale, queste oscillazioni che vedete è la temperatura anno per anno. Questa qui è, diciamo, la temperatura dopo che c'è stato passato un filtro, va bene? Per filtrare via queste oscillazioni interannuali. Vedete che non è che ogni anno è più caldo di quello prima, ogni decade, ogni 3-4 anni è necessariamente più calda di quello prima, ma ci sono queste oscillazioni superposte al trend di lungo termine. Perché pensate che sia questo? Perché il clima ha la sua variabilità interna
il clima, il sistema climatico è un sistema complesso, appunto la farfalla, la famosa farfalla di Lorentz, quindi ha una sua variabilità che sovrapposta al trend dovuto al riscaldamento globale, all'aumento dei gas serra, ci dà queste oscillazioni. Questo che cosa vuol dire? Che se i prossimi 2 o 3 anni sono relativamente freschi, non significa assolutamente, come spesso si sente dire, che il riscaldamento globale si è fermato. Come se, guardate questi 3 anni, il 2014, 15, 16 c'è stato un aumento mai visto prima, non significa che il riscaldamento globale stia accelerando, significa semplicemente che la parte positiva dell'anomalia naturale si sovrappone al trend. Quando si parla di clima, si parla di tempistiche lunghe, di diverse decine di anni nel nostro contesto. Va bene? Quindi se viene Burian, il famoso Burian che c'è stato nei giorni scorsi, non significa assolutamente, ma guarda, c'è il Burian, il riscaldamento globale non esiste. Il Burian è un fattore meteorologico che non ha niente a che fare con le scale temporali del clima. Questo si vede bene in questa se parte. Sì. In questa animazione che vi fa vedere le anomalie di temperatura ogni 5 anni, blu significa relativamente freddo e giallo relativamente caldo, con l'andare del tempo. Vedete che ci sono tutte queste oscillazioni, questa è la variabilità naturale, però se lo facciamo riandare, non facilissimo, ecco, vedete l'inizio del secolo relativamente fresco, questo rispetto alla media 90-60, vedete queste oscillazioni, vedete l'Artico come si comincia a vedere per quel feedback del ghiaccio, vedete che diventa sempre più rosso, finché arriva al 2016 dove praticamente quasi tutto il globo è rosso. Quindi c'è questa variabilità naturale, ma questo è l'andamento a lungo termine. Ed è rosso dappertutto. Vuol dire che a livello globale il clima dall'inizio del secolo si sta riscaldando. Come dicevo, circa un grado. Però ci sono altre evidenze. Una è lo scioglimento dei ghiacciai. Non mi soffermo troppo su di questo perché è una cosa ormai nota a tutte le persone che vanno in montagna, ma praticamente su tutti i continenti i maggiori ghiacciai sono in fase di recessione. L'altra è lo scioglimento della calotta artica, che forse è l'evidenza più impressionante del riscaldamento globale. E vi faccio vedere un'altra animazione, se parte. Allora, quello che vedete qui è dal 1985, la copertura di ghiaccio artico ogni settimana, mi pare. La cosa importante, vedete, il ghiaccio, questa parte grigia è il ghiaccio stagionale, si forma d'inverno, si squaglia l'estate. Quello importante è questo bianco, che è il ghiaccio perenne. Qui è la copertura totale. Vedete come all'inizio era praticamente quasi tutto l'Artico coperto, e piano piano, anche qui con delle oscillazioni, si vede come questa, diciamo, questa copertura di ghiaccio perenne, di ghiaccio molto spesso, vada diminuendo nel tempo. Vedrete soprattutto dopo il 2000, vedete questa è la dinamica degli oceani che trasportano il ghiaccio lungo la Groenlandia, vedete già come è ridotto, all'inizio occupava praticamente tutta la zona polare. Vedete, questo è quello che abbiamo adesso. Praticamente, se guardate qui, questo era negli anni 80, questo è quello che abbiamo adesso, alla fine dell'estate. Praticamente il ghiaccio perenne sta scomparendo, è scomparso quasi del tutto. Il livello del mare, un'altra evidenza del riscaldamento globale è l'innalzamento del livello del mare. Adesso qualcuno mi dice perché il livello del mare dovrebbe alzarsi in un clima più caldo.
perché si sciolgono i ghiacciai, quello è un motivo, l'altro è che l'acqua riscaldandosi si espande. È un'espansione molto piccola, però sulla Terra c'è molta acqua, quindi anche una piccola espansione produce un aumento del livello del mare. Il livello del mare globale negli ultimi 100 anni è aumentato di circa 20 centimetri. Tra l'altro i dati, almeno per l'Adriatico, sono abbastanza in linea con questa media globale, ma vedete che anche nel caso del livello del mare esiste una grande variabilità spaziale, perché il livello del mare dipende anche dalle correnti oceaniche, dai venti e da altri fattori. Comunque a livello globale vediamo questo innalzamento del livello del mare. Riscaldamento degli oceani, anche questo ormai è un elemento consolidato, molto importante, perché riscaldandosi gli oceani assorbono calore e siccome hanno un'alta capacità termica sono un po' la memoria a lungo termine del clima e del riscaldamento. E poi questo fenomeno molto importante è il fenomeno della cosiddetta intensificazione del ciclo idrologico. Che cosa vuol dire? In un'atmosfera più calda noi abbiamo già visto che esiste un maggiore contenuto di acqua, quindi è logico pensare che se piove pioverà più intensamente, giusto? Vi sembra una cosa logica, no? C'è più vapor d'acqua, quando piove ci sarà più acqua che viene giù. Allo stesso tempo, questa è una cosa meno intuitiva, però non ho il tempo di spiegarvi perché, ci vuole più tempo per innescare il processo della pioggia. Praticamente quello che sta succedendo, questo è un articolo che abbiamo scritto tra l'altro 3 anni fa proprio nel mio gruppo, sia le osservazioni sia i modelli fanno vedere che con il riscaldamento globale si passa ad un regime di piovosità in cui piove meno frequentemente, quindi periodi secchi più lunghi, ma più intensamente, cioè quando piove viene giù molto più intensamente. Questo quindi aumenta sia il rischio di alluvioni, sia il rischio di siccità. Infatti, se uno va a vedere il numero di eventi catastrofici, questi sono dei dati della Munich Re Insurance Company, che fa vedere il numero globale di eventi catastrofici naturali di vario tipo. Il rosso sono eventi geofisici, quindi terremoti, il verde sono eventi meteorologici, quindi tempeste molto intense, uragani e così via, alluvioni e ondate di calore e siccità. Come vedete, per fortuna la crosta terrestre non sembra che stia facendo niente di particolarmente strano, vedete il rosso è abbastanza piatto, mentre tutte queste altre, questi altri colori stanno aumentando. Quindi gli eventi estremi, catastrofici, di carattere meteorologico e climatico sono in fase di aumento. Mettendo insieme tutte queste evidenze, questo organismo internazionale, appunto, che ha ricevuto il premio Nobel nel 2007, ha concluso che il riscaldamento globale è inequivocabile. Quindi la comunità scientifica è assolutamente certa, la parola inequivocabile significa assolutamente certa, che siamo in un trend di riscaldamento globale. Quindi sappiamo che stanno aumentando le quantità di gas serra a causa delle attività umane, dell'uso di combustibili fossili. Quanto ho ancora? Quarto d'ora. 20 minuti. 20 minuti, ok. Stanno aumentando le quantità di gas serra e sta aumentando la temperatura. Non abbiamo dimostrato che le due cose sono collegate fra di loro. Perché? Perché il clima può variare per fattori antropici, l'emissione di inquinamento in atmosfera o la variazione dell'uso del territorio, oppure a livello globale l'aspetto più importante è appunto quello dei gas serra. Però esistono anche dei fattori naturali, per esempio il sole. La radiazione solare non è costante, non c'è solo il ciclo
delle macchie solari, ma esiste anche una variabilità dell'ordine di decadale, 10 o 20 anni. E poi ha una sua variabilità interna, quindi il clima potrebbe riscaldarsi per tre motivi sostanzialmente. Uno, dovuto a fattori esterni umani, quindi l'aumento dei gas serra. Due, dovuto a fattori esterni naturali, per esempio il sole. Tre, potrebbe essere un fenomeno di variabilità naturale. Quindi andiamo a vedere quale di questi tre fattori spiega meglio quello che stiamo vedendo. Sostanzialmente che cosa si fa? Si mettono questi fattori, sia naturali che antropici, nei nostri modelli climatici e si vede quali sono i fattori che fanno riprodurre l'andamento osservato delle temperature. Allora, qui vedete due figure. In questo pannello, allora, questa curva nera è la curva di aumento dell'aumento osservato di temperatura. Ve la ricordate, no? L'abbiamo vista all'inizio. Questa arriva solo fino al 2012. Comunque, questa è praticamente la curva che abbiamo visto all'inizio della lezione. Queste altre curve sono delle simulazioni con dei modelli climatici, nella fattispecie sono fra i 20 e i 30 modelli climatici che vengono usati, quindi vedete tante curve. In due casi, in questo caso qui non viene inserito nei modelli l'aumento dei gas serra di origine antropica, quindi solamente la variazione dell'attività vulcanica nel periodo storico, quindi 1860-2015 o quel che sia, è la variazione dell'attività solare, che può essere ricostruita abbastanza fedelmente. In questo caso qui si mette dentro tutto, sia i fattori naturali che i fattori antropici. Quindi che cosa ci dice questa figura? Questa figura ci dice che se non mettiamo dentro i fattori antropici, la prima parte del secolo può essere ancora spiegata da una variabilità naturale, ma il riscaldamento che osserviamo nella seconda parte del secolo è al di fuori di quello che ci dicono i modelli. Va bene? Se mettiamo dentro l'aumento dei gas serra, vedete che tutti i modelli praticamente riescono a ricostruire l'andamento osservato. La conclusione di queste due figure è che è solo con l'inclusione dei forzanti antropici si riesce a riprodurre l'andamento osservato delle temperature. Cioè, i forzanti naturali, nella fattispecie il sole, non spiega il riscaldamento, come magari avrete sentito alcune volte sui media. Infatti il sole negli ultimi 20-30 anni semmai si è leggermente opposto al riscaldamento globale. Quindi abbiamo eliminato una ipotesi, non sono forzanti esterni naturali. Potrebbe essere un fenomeno di variabilità naturale del clima. Questo non potremo mai escluderlo completamente, però possiamo andare a vedere se la situazione attuale è una situazione particolarmente anomala rispetto all'andamento del clima. Quello che vedete qui sono le temperature durante il periodo dell'Olocene, quindi negli ultimi 11.500 anni, l'ultima era glaciale era qui, poi 18.000 anni fa la temperatura è salita fino a 6-9.000 anni fa, è rimasta leggermente stabile e adesso, come vi dicevo, stiamo andando verso la prossima era glaciale. Questo è quello che sta succedendo adesso. Vi sembra questo andamento anomalo rispetto al resto del record o no? Sì, chi ha detto sì? Ma sempre lei. Uno dei ragazzi. È anomalo. Che cosa è anomalo, secondo te? Qual è la cosa più anomala? Ma è la grandezza del picco o cosa? È la velocità. La velocità con cui si è propagato. È la velocità del riscaldamento. Ah, tu eri, scusa, stavo guardando là dietro. Vedi qui questo picco, questo succede in 100 anni. Qui è roba che succede in 1000, 2000, 3000, 4000 anni. Quindi quello che è molto anomalo è la velocità con cui questo riscaldamento sta avvenendo adesso.
mettendo insieme tutte queste... Quindi, ripeto, non possiamo assolutamente dire che non sia un fenomeno naturale, può darsi che ci sia qualcosa che non conosciamo che stia facendo questa cosa qui, però è sicuramente un fenomeno molto, molto, molto anomalo e quindi molto, molto poco probabile. Quindi quello che è stato concluso dall'IPCC è che la maggior parte del riscaldamento globale dalla metà del XX secolo, quindi non tutto il XX secolo, solo dalla metà, è molto probabilmente, quindi non c'è un'espressione di certezza, ma di alta probabilità, in questo caso il 95%, dovuto alle emissioni di gas serra antropiche. In pratica stiamo osservando un riscaldamento globale causato dall'uso di combustibili fossili. Veniamo adesso al futuro. Nel futuro come si fanno le diciamo, simulazioni climatiche del clima futuro? Ovviamente nessuno può prevedere evoluzioni tecnologiche, il dottor Starace ci parlerà di possibili scenari futuri energetici, c'è una grande comunità che si occupa di questo e produce degli scenari che ci danno questo tipo di risposta. Allora, questo è quello che ci dice, diciamo, la generazione più avanzata di modelli. Qui vedete due scenari, il più estremo e il meno estremo, questi sono degli scenari intermedi. Questo scenario qui, il meno estremo, è paragonabile allo scenario dell'accordo di Parigi. Che cosa diceva l'accordo di Parigi? L'accordo di Parigi diceva di mantenere, stabilizzare il riscaldamento a 2 gradi rispetto ai valori preindustriali. Quindi quanti gradi rispetto ai valori attuali? Se sono 2 gradi rispetto a quelli, di quanto si è riscaldato il clima? No, 1 grado rispetto a quelli attuali, perché il clima si è già riscaldato di 1. Quindi se il limite è 2, in realtà non siamo lontanissimi da questo limite. Va bene? Quindi questo è Parigi. Questo spesso viene, ci si riferisce a questo, come il business as usual, cioè se non si fa niente, se tutto continua ad andare avanti così. In questo caso, vedete, rispetto ai valori attuali, abbiamo un riscaldamento di circa 4 gradi, con un'incertezza più o meno 1 grado. Quindi fino a 4-5 gradi di riscaldamento globale. Vi sembra tanto o poco 4 o 5 gradi di riscaldamento globale? Così a occhio e croce. È tanto, ma adesso vi farò vedere il perché. Comunque, l'altra cosa importante è che, come avete visto quell'animazione che ho fatto vedere, cioè alcune zone si riscaldano di più, altre di meno e così via, anche nel futuro ci si aspetta che alcune zone rispondano più di altre. Questo è la temperatura alla fine del secolo, diciamo l'aumento di temperatura alla fine del secolo rispetto alle condizioni attuali, in uno degli scenari, e questa è la variazione di precipitazioni. Allora, qui vedete, ovviamente si riscalda dappertutto, questo è uno scenario molto vicino a quello estremo, dove è più scuro ovviamente si riscalda di più. Quali sono qui le zone calde del riscaldamento climatico? Secondo voi? Una è sicuramente l'Artico, per quel feedback dei ghiacci che abbiamo visto prima. L'Artico si riscalda praticamente il doppio della media globale, quindi se diciamo 4 gradi di riscaldamento globale sull'Artico significa 8 gradi in media, questa è d'inverno. D'estate dov'è la hotspot principale? Che cos'è questo? Il Mediterraneo. Il Mediterraneo è una delle aree del globo che risponde di più al riscaldamento globale. Perché? Perché lo vedete qui. Questo marrone significa una diminuzione di precipitazioni. Quello che il riscaldamento globale produce è uno spostamento verso i poli delle perturbazioni. Tra l'altro è una cosa che sta già succedendo, incidentalmente, se vedete i trend di precipitazione. Quindi se spostate le perturbazioni verso i poli, vedete che la precipitazione aumenta alle alte latitudini
e diminuisce nelle zone subtropicali, fra cui il Mediterraneo. Diminuendo le precipitazioni, le temperature aumentano e quindi vediamo questo picco. In pratica, i nostri modelli ci dicono che le estati future saranno simili alla famosa estate del 2003. Magari voi siete troppo giovani per ricordarvi l'estate del 2003, ma l'estate del 2003 aveva delle anomalie fino a 8-10 gradi, ci sono stati 35.000 decessi in Francia, Italia, Svizzera e così via. È stato veramente un macello. Questa dovrebbe diventare la normalità. Saltiamo questa parte. Questo è l'aumento del livello del mare, predetto nei due scenari. Quindi vedete un aumento in questo caso di, diciamo, se uno conta l'incertezza, fino a un grado. A un grado, scusate, a un metro di innalzamento del livello del mare. Un metro è un valore altissimo per molte zone costiere, specialmente quelle zone che già oggi sono al di sotto del livello del mare, come i Paesi Bassi, il Bangladesh, Venezia, Grado, se vogliamo venire dalle nostre parti. Quindi, vabbè, qui è lo scioglimento dei ghiacciai, ne abbiamo già parlato. Le tre, diciamo, i tre aspetti, io li chiamo effetti climatici collaterali più importanti del riscaldamento globale, che voi dovete ricordare, sono innalzamento del livello del mare, è praticamente sicuro. Intensificazione del ciclo idrologico, quindi aumento di eventi meteorologici estremi, e scioglimento dei ghiacciai. Questi tre eventi influenzano praticamente tutti gli aspetti della società, quindi salute umana, agricoltura, foreste e così via. Quindi questo è il motivo principale per cui ci preoccupiamo del riscaldamento globale. Un altro è questo qui, è il cosiddetto tema dei punti di non ritorno. Questa è una domanda che viene spesso fatta, ma abbiamo già raggiunto il punto da cui non si può tornare indietro. Esistono delle variazioni molto profonde del sistema climatico, dalle quali non è che non si possa tornare indietro, ma occorrono migliaia di anni per tornare alle condizioni iniziali, di condizioni pre-cambiamento climatico, diciamo. Una è questa qui, il collasso della circolazione oceanica. Se vi ricordate il film The Day After Tomorrow, che cosa succede lì, quando le boe cominciano a mandare tutti i segnali, eccetera? Succede che tutti gli oceani sono collegati fra di loro attraverso questa circolazione globale termalina, che viene alimentata soprattutto dalla formazione di acque molto dense, molto saline e dense e fredde nel nord dell'Atlantico, che vanno giù, poi arrivano al polo sud, circolano nel Southern Ocean, nell'oceano Southern meridionale, risalgono sull'oceano Indiano e l'oceano Pacifico e poi tornano sull'Atlantico in superficie formando per esempio la corrente del Golfo. Ovviamente se io non ho più formazione di ghiaccio qui, il ghiaccio è quello che aumenta, la formazione del ghiaccio aumenta la salinità dell'acqua e quindi la densità dell'acqua, e riscaldo queste zone, posso mandare in tilt questa circolazione. Questo è quello che succede nel film nel giro di 2 settimane. Ovviamente nella realtà non succederà mai nel giro di 2 settimane, ma ci sono alcuni modelli che, per esempio in questo caso, entro il 2200, quindi fra 200 anni, danno la possibilità che ci sia il collasso di questa circolazione oceanica. Se questo dovesse succedere, il clima della Terra sarebbe completamente diverso. El Niño e la Niña sarebbero diversi, la corrente del Golfo sarebbe diverso, tutto sarebbe diverso. Un altro è lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia e dell'Antartide occidentale. Questi ghiacci oggi si stanno sciogliendo con una velocità di aumento dello scioglimento che è maggiore di tutti gli altri ghiacciai sui continenti. Se questo dovesse continuare per alcune centinaia di anni, l'intero
ghiacciaio della Groenlandia potrebbe sciogliersi. E se si sciogliesse, avremo un aumento del livello del mare di 7 metri, non più 30, 40, 50 centimetri o un metro, ma 7 metri. Se si scioglie anche una zona dell'Antartide, dell'Antartide occidentale, insomma rischieremo di avere nel giro di qualche centinaio di anni un aumento del livello del mare di più di 10 metri. Cioè questo significa che tutte le coste, vabbè Torino magari non sa, chi lo sa, però tutte le coste sarebbero sostanzialmente riscritte. Allora, visto che siamo alla fine, giusto due cose. Questo un po' per introdurre anche la lezione dell'ingegner Starace. Che cosa si può fare per evitare di avere questo scenario business as usual che abbiamo chiamato business as usual? Allora, se le emissioni di gas serra dovuto alla combustione, all'uso di combustibili fossili, continuassero come sono a livello attuale, voi cosa pensate farebbero le concentrazioni di CO2 se le emissioni continuassero come oggi? C'è qualcuno che... Io continuo le emissioni come oggi. Che cosa succede alle concentrazioni? Concentrazioni sono un equilibrio fra quello che entra dentro e quello che esce fuori. La concentrazione di CO2 sta aumentando perché? Perché il sistema non è capace di assorbire le emissioni che oggi siamo, diciamo, la sorgente di CO2 che stiamo mettendo in atmosfera. La CO2 viene rimossa o dalla fotosintesi delle piante oppure va in soluzione in acqua. Scusate con il raffreddore qui. Ma questi processi sono molto lenti, quindi il tempo di vita della CO2 in atmosfera è molto lungo, decine di anni. Quindi se noi manteniamo le emissioni come sono oggi, le concentrazioni continueranno a salire. E quindi andremo verso la crisi climatica, chiamiamola così. Per stabilizzare le concentrazioni, quindi cosa dobbiamo fare? Le emissioni cosa devono fare? Devono diminuire, giusto? Se il sistema non può assorbire quello che stiamo immettendo adesso, dobbiamo diminuire quello che stiamo immettendo. Va bene? Quindi diminuire le emissioni di gas serra, cosa di cui parlerà il prossimo relatore. A me piace, diciamo, riassumere la discussione con questa frase: gestire l'inevitabile ed evitare l'ingestibile. Cosa vuol dire? Gestire l'inevitabile significa che nelle prossime decadi le temperature continueranno ad aumentare, perché non è che dall'oggi al domani nessuno userà più diesel o carbone o petrolio. Quindi ci sarà un aumento di temperatura, ci sarà un aumento del livello del mare, scioglimento dei ghiacciai, aumento di eventi estremi, aumento di ondate di calore, quindi dovremo implementare delle politiche cosiddette di adattamento a questi cambiamenti che sicuramente ci saranno nelle prossime decadi. Queste politiche di adattamento sono politiche locali, cioè che ogni città, ogni paese deve sviluppare in relazione a quelli che sono gli impatti locali. Al tempo stesso dobbiamo evitare di raggiungere questi cambiamenti climatici epocali che innescherebbero questi processi di non ritorno in cui il clima cambierebbe completamente. La soglia oltre la quale oggi si pensa che si possano, diciamo, gli effetti dei cambiamenti climatici sarebbero difficilmente gestibili sono appunto i 2 gradi centigradi rispetto ai valori preindustriali. Quindi un grado rispetto ai valori attuali, questo significa stabilizzare la quantità di CO2 all'incirca alla 450 parti per milione, oggi siamo a 400. Vuol dire che siamo molto vicini a quello che la comunità scientifica ritiene
il livello di pericolo per il sistema climatico. Quindi occorre un'azione abbastanza incisiva, che è sostanzialmente una riconversione energetica verso delle fonti a basso uso di carbone, diciamo una decarbonizzazione dell'energia. Ma di questo parlerà il prossimo relatore. Io volevo chiudere cercando di farvi capire che cosa sono 4 gradi di riscaldamento globale. Va bene? L'ultima era glaciale, abbiamo detto, c'è stata 18.000 anni fa. 18.000 anni fa le temperature erano 4 o 5 gradi più basse di quelle di oggi. Il livello del mare era 120 metri più basso di quello di oggi, perché molta acqua era depositata in questi enormi ghiacciai nel Nord America e nel nord dell'Eurasia. Il clima era completamente diverso da quello di oggi. Questa zona qui, che oggi è semidesertica, all'epoca aveva dei laghi grandissimi, pioveva 10 volte di più, e zone che oggi sono molto piovose erano praticamente dei deserti. Va bene? Quindi quei 4-5 gradi che noi rischiamo di produrre in 100 anni equivalgono alla differenza fra un periodo glaciale e un periodo interglaciale. Cioè questa è una cosa pazzesca, spaventosa. Ma per darvi ancora di più un'idea di quello che questo significa, questo è l'Olocene naturale, l'avete già visto, no? Ho levato gli ultimi 100 anni. Periodo relativamente stabile di temperature. È a causa di questa stabilità che le civiltà umane si sono potute sviluppare. O almeno questo è quello che gli antropologi dicono. Poi comincia l'era industriale. E arriviamo qui. Oggi siamo qui, no? L'abbiamo già visto. Molto velocemente, molto veloce questo riscaldamento, ma tutto sommato temperature non molto diverse da quello che la Terra ha visto durante l'Olocene. Ci impegniamo, facciamo quello che vogliamo, riusciamo a rispettare l'accordo di Parigi e viene questo. Arriviamo qui. Questo è l'accordo di Parigi, difficilissimo da raggiungere, secondo me. Guardate rispetto a queste temperature. Siamo già andati molto fuori scala. Ma supponiamo che non riusciamo a rispettare l'accordo di Parigi, che l'umanità per qualche motivo decide che no, non lo vuole fare. Ups. Questo è quello che rischiamo. Rischiamo di essere qui. 4 gradi di riscaldamento globale significa che siamo qui. L'Olocene è qui giù. Siamo in una terra diversa da quella che abbiamo oggi, almeno dal punto di vista climatico e dal punto di vista ambientale. Non solo, questa roba qui ci mette decine di migliaia di anni ad evolversi. Noi faremo questo in 100 anni. Cioè stiamo dando una perturbazione al sistema climatico che è veramente una cosa epocale. E questo non succederà fra 1000 anni. Tu quanti anni hai, scusa? 22. Cioè, fidanzata? Sì. Supponi che rimani con la tua fidanzata, vi sposate fra 10 anni. Va bene, 10 anni. Lui gli piace di aspettare, va bene. Quindi arriviamo al 2030. Quando fate il primo bambino? Fai il primo bambino. Il secondo? 2035. Già siamo arrivati al 2035. Sto bambino cresce, giusto? Quando si sposerà, che pensi? Si sposerà anche lui o lei? Nel 2035 si sposerà nel 2060. È giovane, ha 25 anni, non credo. Siamo 2065. 2065-2070, farà anche lui un figlio. Farà anche lui un figlio. Speriamo.
Speriamo. Significa che tuo nipote. Ah, è vero. Significa che tuo nipote, giusto? Sì, mio nipote. Quando avrà la tua età, sì, starà quassù. Se non ti fa qualcosa. Casino. Sarà in un clima completamente, completamente diverso. Tuo nipote, se tu non fai niente oggi, non dico che parole userà per descriverti. Posso immaginare. Va bene? Quindi questo è solo per dire, e concludo, che veramente se non faremo niente per mitigare questo fenomeno, quindi per ridurre le emissioni e quantomeno riuscire, che già l'accordo di Parigi, vedete, è già molto anomalo, rischiamo veramente di, non dico che l'umanità scomparirà, ma daremo ai nostri nipoti, a tuo nipote, un ambiente, un clima completamente diverso, che oggi non possiamo prevedere, perché questa cosa qui non è mai avvenuta in passato. Quindi dobbiamo veramente stare attenti. E con queste parole di saggezza, grazie mille. Grazie, professor Giorgi. Grazie professor Giorgi, siamo un po' fuori tempo, io proporrei di ascoltare l'intervento dell'ingegner Francesco Starace e di compattare le domande alla fine dell'intervento dell'ingegner Starace, così tra l'altro avremo i due relatori che potranno interagire tra di loro. Devo dire che con gestire l'inevitabile e evitare l'ingestibile, il professor Giorgi ha lanciato quello che si chiama un assist nel mondo del calcio all'ingegnere Starace, che come già è stato detto è presidente e direttore generale dell'Enel, la nostra azienda nazionale energetica. Benvenuto ingegnere. Grazie. E ha un piace richiamarlo, ha una storia di studioso, di ricercatore. Certamente l'incarico di presidente e direttore generale dell'Enel è un amministratore delegato. Amministratore delegato. Presidente della dottoressa Greco. È vero. È un incarico, diciamo, in cui gli aspetti tecnici non sono quelli prevalenti, ma la sua storia è quella di un ingegnere nucleare che si è laureato al Politecnico di Milano nel 1980. Ha lavorato all'Ansaldo, credo all'Ansaldo Nucleare, immagino. Alla NIRA, che era la parte di Ansaldo, la società che si occupava, di cui era confluita anche la Fiat Nucleare, esatto, tra l'altro, credo. Sopra. E poi ha lavorato lungamente in aziende che afferiscono in qualche modo alla General Electric, in Italia, negli Stati Uniti, in Egitto, in Arabia Saudita. Ha avuto incarichi manageriali in altre aziende, tra cui Alstom Power, ed è approdato appunto all'Enel nel 2000, dove prima di salire ai vertici dell'azienda si è occupato di energie rinnovabili. Quindi siamo assolutamente in tema. In più fa parte dei maggiori organismi internazionali che si occupano di cambiamenti climatici e del loro contenimento. Ecco quindi che effettivamente queste due relazioni si saldano molto bene tra di loro. Io le passo la parola. Grazie. E la ascoltiamo. Grazie molte. Devo innanzitutto salutare Piero Angela che ci segue per streaming e devo dire che diciamo, essere osservati da Piero Angela quasi ti intimidisce, no? È un esame, perché sei come un pianista che c'è Rubinstein in sala, subito si sente preoccupato della performance. La presentazione che avete appena visto è una spiegazione eccellente che mi permette di saltare alcune delle chart introduttive di questa presentazione che aveva come cappello qualcosa che riguarda appunto l'evoluzione del clima e l'impatto che i gas serra stanno avendo sulla temperatura, cosa che mi pare sia abbastanza chiarita, no? Poi qualcosa che riguarda l'evoluzione della tecnologia e quello che questa evoluzione della tecnologia ha come impatto sul mondo dell'energia e poi le conseguenze di questa evoluzione. Quindi se saltiamo tutte queste chart che fanno vedere sostanzialmente
Forse questa la potremmo vedere, l'evoluzione della domanda primaria di energia per fonti, quindi come il mondo ha soddisfatto la sua fame di energia nel tempo. Questa è una carrellata che parte dagli anni 70 fino al 2015, da cui si vede una progressiva domanda globale di energia che più o meno si può riassumere in un raddoppio del consumo globale di energia in questo periodo, e un aumento progressivo, come si vede, diciamo, di alcune fonti. Quindi si vede come sostanzialmente il carbone sia andato nel tempo a crescere nel mix, e piano piano la presenza, anche se marginale, di altre fonti energetiche cominciano a farsi vedere nel tempo, ma ancora molto 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 rarefatte lì sopra. Quindi, così, per visualizzarlo, questo dal punto di vista della diversificazione delle fonti, e questo dal punto di vista della domanda dove si va a piazzare. Si vede verso la fine di questo periodo la esplosiva domanda energetica che proviene dall'Asia, in particolare Cina e India, la parte gialla e Asia non OCSE, che viene a più che compensare una progressiva riduzione, un appiattimento della domanda dei paesi OECD. Questo, quindi, crescita, raddoppio, dovuto sostanzialmente alla fortissima domanda energetica che viene dall'Asia, e una crescita della parte fossile soddisfare questa domanda. Di conseguenza, di questa forte crescita nella generazione a gas naturale, petrolio e carbone, emissioni di CO2 che a livello globale vanno a aumentare e costantemente costituire il problema di cui abbiamo oggi ampiamente parlato. Mi soffermerei un attimo su questo complicato geroglifico, che rappresenta la evoluzione della... ci sono delle cose interessanti. Questa è la domanda di petrolio che negli anni 60, quindi dal 1964 fino ad oggi, il mondo ha chiesto per soddisfare i propri fabbisogni energetici di petrolio, espresso in milioni di barili al giorno, 30 in questo, nel 1964, e dall'altra parte, laggiù in fondo, vedete i dollari al barile a cui questo petrolio veniva comprato e venduto in quel periodo. Quindi chi c'era nel 1964, la sala era vuota, chiaramente qua c'erano pochissimi, era un quarto elementare, ma diciamo, man mano che siamo andati crescendo economicamente, il mondo è andato a crescere la sua domanda, siamo arrivati nel 1973, sempre a 20 dollari al barile. A un certo punto, qui c'è stato quello che ci ricordiamo che c'era nel 73, lo shock petrolifero. Improvvisamente i paesi produttori di petrolio hanno raddoppiato il prezzo al barile, da 20 a 40, sembrava la fine del mondo, i consumi si sono fermati, per due anni non siamo andati oltre questo 58-59 milioni di barili, poi abbiamo ricominciato a consumare. Secondo shock petrolifero, altro raddoppio, siamo arrivati quasi a 100, il mondo ha cominciato a consumare meno petrolio, quindi c'è stata proprio una retrocessione dei consumi, siamo ritornati a 30 dollari, questo ottovolante ci ha portato qui, e diciamo nel 2001, ricordiamoci le Torri Gemelle, viaggiavamo ancora a 30 dollari al barile, poi è partita questa cavalcata selvaggia, oggi siamo a 60 dopo aver toccato questi picchi, la domanda comunque è andata in progressivo aumento. Questi quadrotti che vedete qui spiegano retroattivamente il perché si è verificata quella flessione, quel cambio di direzione, sono tutti giusti, nessuno discute su questo. In comune hanno che vengono sempre spiegati dopo il fenomeno e non anticipano. Quindi se oggi qua chiedete, non a me perché io non sono titolato, ma diciamo ai colleghi che si occupano di petrolio, che succederà, si aprono imbarazzanti scenari. Di comune tutti dicono questa volatilità continuerà.
E se ragioniamo su che cosa c'è stato attaccato a questa volatilità in questo periodo di tempo, che è sostanzialmente la storia economica del mondo da dopo la guerra, ci sono state un sacco di cose attaccate a questa curva. Sostanzialmente tanti degli alti e bassi dell'economia mondiale si spiegano con questo cavalcare strano. Per esempio, io che ho fatto il nucleare non lo sapevo, perché l'ho fatto perché mi interessava la fisica, ma il grande piano di installazioni nucleari che il mondo ha fatto intorno agli anni '80 è derivato da questo. Cioè la gente aveva paura del petrolio, quindi ha detto andiamo nel nucleare, quindi la Francia, l'Inghilterra, l'Italia, gli Stati Uniti, i grandi programmi di investimento nucleare sono avvenuti in questo periodo, poi dopo hanno fatto la fine che hanno fatto. Ci sono tante cose che si spiegano con questa chart. Però c'è una cosa che spiega questa chart, che non spiega questa chart, ma che il pericolo è che sostanzialmente quello che abbiamo appena sentito viene qua visualizzato in modo diverso ad aumentare la concentrazione di CO2. Si nota una certa correlazione abbastanza evidente con l'aumento, la deviazione rispetto alla media degli anni 51-80 della temperatura media tra massa terrestre e massa oceanica. Quindi c'è un'altra visualizzazione grafica del fenomeno che abbiamo visto dentro, con anche una progressiva amplificazione di questo fenomeno verso la fine del periodo. Qui stiamo al 2017, vedete che man mano che si aggiunge CO2 all'atmosfera c'è questa deviazione che continua ad andare avanti. Le fotografie dei ghiacciai, noi abbiamo un signore che si chiama Fabiano Ventura, ha fotografato i ghiacciai di tutto il mondo, tutte le catene montuose che hanno ghiacciai, le Ande, le Alpi chiaramente, il Karakorum, l'Himalaya, prendendo la stessa inquadratura a circa 100 anni di distanza, in questo caso addirittura meno di 100, e si vedono cose così. È la stessa stagione dell'anno, sono sempre fatte d'estate, perché ci si arriva d'estate. Sono tutte così, cioè è un libro intero di queste fotografie che molto eloquentemente fanno vedere questo fenomeno. Tutto il resto lo saltiamo. Vediamo un pochino alcuni macro trend che si stanno verificando in questo momento nel mondo. E ripeto, sono trend abbastanza evidenti. Innanzitutto, che ci piaccia o no, c'è un trend di urbanizzazione globale. L'Italia è un paese strano da questo punto di vista, perché è un paese che è densamente popolato ma poche grandi città, quindi quelle che noi consideriamo grandi città sono assolutamente paesini nel confronto della media del mondo. 2/3 della popolazione mondiale è prevista abitare in megalopoli colossali, così è il trend che stiamo osservando da qui al 2050. Non penso che sia di per sé né bello né brutto, ma è un fatto che sta succedendo, e quindi è difficile spiegare a queste persone che se ne devono stare in campagna e non andare in città. Vanno tutti lì. Ed è un fatto. C'è un altro fatto che è ormai, diciamo, alla portata dal punto di vista economico, che riguarda la trasformazione del settore energetico, di cui parlerò tra un attimo, che è la progressiva possibilità di decarbonizzare a punti di convenienza economica. Cioè è ormai conveniente decarbonizzare, o comunque non ulteriormente carbonizzare il mix energetico mondiale. Questa è una cosa che oggi è possibile. E conseguentemente a una progressiva decarbonizzazione del mix, in particolare del mix energetico ai fini elettrici, è possibile spingere l'elettrificazione dei sistemi energetici mondiali a livelli che non erano né concepibili né raccomandabili dal punto di vista fisico, proprio, diciamo, della termodinamica prima. Quindi oggi si può fare con l'elettricità cose che quando andavamo a scuola noi ci dicevano non usare l'elettricità per scaldarti, perché è una bestemmia dal punto di vista entropico. Adesso è un po' diverso da questo punto di vista. E di conseguenza di questo filotto c'è che la domanda energetica elettrica è spinta a crescere
per via di questi trend nei prossimi anni in maniera importante. Questi sono le percentuali di persone che vivevano in grandi città nel 70, più o meno dove siamo adesso, siamo al 55% in questo momento. Si prevede che questo trend ci porti, come ho detto, a 2/3 nel 2050. Ripeto, sono mostri, non sono città, sono zone del mondo grandi come regioni italiane, occupate da aree metropolitane colossali. Se questo avviene è come se noi dicessimo ogni 4 mesi dal nulla nasce una Shanghai attuale e poi tra 4 mesi un'altra, poi tra 4 mesi un'altra, poi tra 4 mesi un'altra. Speriamo che non siano tutte come le città che si vedono nei film di fantascienza, sempre tetre, sempre brutte, sempre sporche, sempre angosciose, però diciamo è un fatto che c'è. Quello che dobbiamo dire per quanto riguarda la decarbonizzazione ha a che fare con due grandi forze che stanno in questo momento squassando i sistemi energetici e non solo a livello mondiale. Sono due forze che hanno a che fare con la digitalizzazione, cioè il pervasivo entrare del mondo digitale in tutto, nella nostra vita privata, nella vita delle aziende e nella vita accademica della ricerca, cioè digitale sta facendo fare salti quantici alle performance delle cose, prima forza. Seconda forza, il progresso incredibile che la scienza dei materiali sta portando in tutto quello che ci circonda. Tutto quello che abbiamo in mano diventerà migliore, più leggero, più resistente, meno costoso, progressivamente sempre di più, per virtù di questo incredibile avanzamento nella scienza dei materiali. Queste due cose, e solo queste, oltre alla dimensione globale che l'industria ormai ha raggiunto, sono la vera motivazione, il vero motivo dietro queste curve, cioè il fatto che il costo di produrre energia elettrica da fonte eolica, da fonte solare, potrei usare altre curve per altre fonti energetiche rinnovabili, ha ormai raggiunto livelli tali da essere innanzitutto assolutamente competitivo, a patto di avere un po' di risorse chiaramente, con fonti fossili, impianto nuovo contro impianto nuovo, ma ormai impianto nuovo rinnovabile contro costi marginali dell'impianto esistente. Il che vuol dire, quando questo avviene, che una tecnologia soppianta l'altra per pura convenienza economica. E non ha senso continuare a investire in una cosa che è completamente fuori mercato già ora e lo sarà ancora di più nei prossimi anni. Questo spiega la parte destra di questa chart, in cui dal 2004 al 2017, quindi 13 anni, si è decuplicato l'installato mondiale dei rinnovabili e se osservate diciamo, l'investimento medio annuale, qui parliamo di 300 miliardi di dollari investiti nel mondo per generare quella capacità, sostanzialmente siamo fermi dal 2011 al 2017, ma gli stessi soldi comprano sempre più gigawatt, perché costano sempre meno. Non solo costano sempre meno, gli stessi gigawatt producono sempre di più, perché sono più efficienti, più performanti e così via e così via. Quindi questo fatto sta, diciamo, ponendo una evidente ed eloquente convenienza economica nello spiazzare impianti di generazione convenzionale man mano che arrivano alla fine della vita utile, forse anche prima, con impianti di generazione rinnovabili nuovi. Qui vedete per esempio alcune, qui parliamo di aste competitive per cui vari soggetti concorrono per avere contratti di acquisto e vendita di energia elettrica, siamo a livelli di costo di produzione assolutamente straordinari nelle ultime aste e dal 2014 al 2017 vedete alcuni trend abbastanza importanti. Parliamo di aste solari che nel 2014 in Brasile quotavano 72 euro a megawattora, dollari a megawattora e in Arabia Saudita 18, quindi circa un terzo dei 72 prima, soltanto 3 anni dopo. Parliamo di più o meno lo stesso irraggiamento solare. È soltanto l'impianto che costa di meno, ma parecchio di meno, e produce di più. Man mano che un sistema energetico si sposta verso fonti energetiche rinnovabili, succedono due cose. La prima è che il costo medio dell'energia scende,
perché queste sono più competitive. La seconda è che non solo scende, si stabilizza, perché non c'è più quella volatilità che abbiamo visto prima sulle fonti fossili. Quindi scende e si stabilizza. L'energia elettrica diventa una fonte energetica a costo marginale nullo, perché una volta fatto l'investimento il costo di far funzionare l'impianto è totalmente trascurabile. Di conseguenza la sua penetrazione nel sistema diventa inarrestabile, spiazza sempre le altre fonti energetiche, è una specie di tossina che una volta entrata non esce più e taglia fuori tutto quello che riguarda l'utilizzo di carbonio. E questo trend viene di volta in volta amplificato dal fatto che man mano che entra questo fenomeno aumenta sempre di più, è una specie di retroazione positiva che continua ad aumentare. L'IEA, che è l'International Energy Agency, ogni anno fa una previsione al 2050, man mano va avanti nel tempo, diciamo, a prevedere che cosa succederà nel mondo. Questa l'International Energy Agency è nata durante la crisi petrolifera, è nata in quel momento, per preservare il mondo occidentale dagli shock petroliferi, quindi è molto oil oriented, però nel tempo ha piano piano capito che c'era altro nel mondo che non fosse oil e adesso prevede per esempio che, come vedete qua, le installazioni medie annue per tecnologia seguiranno i trend che vedete lì, con le rinnovabili che fanno da sole più della metà della somma delle altre nel periodo 2017-2040. Questo è tutto il mondo. Quale slide, scusi? All'inizio lei ha fatto vedere il trend della generazione. Ah, sì, sì. Si vedeva, sì. Da 71 c'era quasi zero. Sì. Quindi c'è qualcosa, ho sbagliato. No, quella lì era questa. Questa chart qua. Aspetti, quella lì era questa. No, qui queste sono le emissioni, quindi le rinnovabili non ci possono essere qua, no? Qui parliamo di domanda primaria di energia per fonti. Sì. La domanda primaria di energia copre tutto, okay? Copre il trasporto, il riscaldamento, c'è dentro tutto, okay? Quindi se lei vede che qua, per esempio, nel 2015 trova l'idro, che è una fonte rinnovabile, trova biofuel, trova delle fonti rinnovabili qui, ma sono molto poche, il grosso è ancora carbone, oil e gas naturale. Questo nel globale dell'energia primaria del mondo, ok? Quell'altro che abbiamo visto prima è la produzione di energia elettrica. Sì, ok? E in quel rinnovabile dobbiamo includere l'idroelettrico anche. Chiaramente l'idroelettrico è... Che ha una parte, almeno in Italia, ancora consistente. Quindi quello che vediamo qua pure è la generazione elettrica, ok? Però, diciamo, questa generazione elettrica per fonte, che oggi vede già una certa presenza di rinnovabili, qui si include tutto l'idro che c'è nel mondo, vede le rinnovabili cominciare veramente a prendere il grosso della fetta. Qui dietro non ci sono policies e c'è puramente una spinta economica ormai, il fenomeno non è più dipendente da temi di policy particolarmente significativi. Quello che interessa è che in virtù di questi due effetti che ho detto, cioè la progressiva penetrazione della fonte energetica elettrica che è meno cara e più stabile, comincia a diventare interessante utilizzare elettricità anche per altre cose. Quindi la crescita della domanda in generale vede l'elettricità crescere più che la crescita in altre fonti che comunque vanno avanti. Vedete che anche il gas, c'è una crescita nella domanda del gas. Da 12 passa al 28% nel globale. L'energia elettrica va al 38%, il petrolio scende, il carbone crolla, sempre per questioni abbastanza economiche. E si comincia a vedere, in virtù di questi fenomeni, sempre la IEA, che l'elettricità comincia a diventare una fonte energetica in campi dove normalmente non si considera. Gli edifici, il riscaldamento, cucinare e così via. Nella mobilità elettrica ormai è abbastanza evidente la convenienza e siamo solo agli inizi di questa rivoluzione.
Qui vedete alcuni confronti che confrontano, diciamo, la conversione, l'efficienza energetica, partendo dal pozzo di petrolio fino alla macchina e partendo dalla generazione di energia fino alla macchina, e c'è chiaramente una convenienza energetica, quindi parliamo qua di efficienza energetica, non di CO2, abbastanza interessante, siamo al doppio, considerando l'attuale mix di generazione elettrica che non è tutto rinnovabile, no? Chiaramente se ne fosse di più sarebbe ancora più efficiente. Naturalmente in virtù di quella efficienza, in virtù dell'attuale mix di generazione, la emissione di CO2 per chilometro di un'auto elettrica, e questo lo dico perché ci girano tanti numeri su questo tema, non tutti giusti, è che oggi con l'attuale mix di generazione italiano, che ripeto è circa 44% rinnovabili, il resto no, un'automobile elettrica emette 72% meno di CO2 per chilometro rispetto a un'altra automobile, a una media automobile a combustione interna, oltre a non emettere altri particolati, perché non emette altri particolati. Man mano che il mix energetico si decarbonizza, questa percentuale scende per arrivare a circa il 98%, se andiamo a vedere il mix energetico che noi prevediamo avere l'Italia nel 2050, cioè sostanzialmente decarbonizzato. Quindi questo è quello che succede man mano che l'energia elettrica entra all'interno dei sistemi energetici dove oggi non è presente. Quindi non è soltanto la decarbonizzazione dell'energia elettrica, della produzione di energia elettrica che fa bene al clima, ma il fatto che una volta decarbonizzata si usa energia elettrica anche in altri settori, spiazzando CO2 in maniera indiretta. Sulle macchine sappiamo che tutti ormai le hanno, o dicono di averle, diciamo, se non ce l'hanno se le procureranno presto, perché poi se no è la fine. I modelli arriveranno tutti tra il 2019 e il 2020, ci sono varie stime, vi dico già che di queste curve io ne ho viste almeno due nella mia vita professionale. Una riguardava la diffusione dei cicli combinati a gas quando sono cominciate ad apparire a metà degli anni 80, una ha riguardato la penetrazione dei pannelli solari a metà degli anni 2000, cioè più o meno, 2006-2007, tutte erano sbagliate per difetto all'inizio, questa pure lo è sicuramente, ve lo dico, ve lo assicuro, quindi tra un po' di anni vedremo questa curva dicendo no, non ci capivano proprio niente, è stato tutto molto più veloce. Chi oggi guida una macchina elettrica, e ripeto i modelli di oggi sono assolutamente iniziali, già sa che è un'esperienza di guida migliore, più facile, più divertente, mille volte meglio, quindi Non c'è dubbio che la partita è vinta già in partenza, è una questione solo di tempo. E l'accesso all'elettricità nel mondo ha un limite importante oggi, è che circa 1.100.000 di persone non hanno o hanno scarsissimo accesso alla fonte elettrica. Quindi noi parliamo di questo, ma nel frattempo c'è 1 miliardo di persone che sanno cos'è l'elettricità, ma non ce l'hanno. Una persona su 7. Sì. Quindi sì. Noi vediamo il mondo da un punto di vista molto particolare. Sì, non solo. Diciamo, sono persone che si moltiplicano di più di quanto fanno quelle che hanno elettricità. Quindi questo, tendenzialmente questo numero, se non si interviene in qualche maniera, tende a crescere. E può diventare un problema la decarbonizzazione nel mondo se non viene risolto presto. Perché queste persone poi hanno bisogno di energia e la trovano in qualunque modo. Qui si vede una stima della crescita del consumo di elettricità nel periodo 2016-2040, in cui di fronte a una quasi contrazione o stasi del consumo in Europa, c'è una crescita del consumo di energia più o meno dovunque nel mondo importante. Vedete Europa, Giappone e in parte America del Nord, se non ci fosse il Messico quello numero sarebbe abbastanza stabile anche lui, sono ferme perché l'efficienza progressiva delle nostre economie viene più o meno compensata dalla penetrazione dell'energia elettrica, quindi il consumo di energia elettrica rimane stabile pur contraendosi
l'utilizzo di energia a parità di PIL, perché diventiamo più efficienti man mano che la tecnologia ci aiuta. Altrove nel mondo la spinta demografica porta a crescita di domanda elettrica importante. E a fianco di questa, importante perché ne ho parlato prima, ne voglio parlare un'altra volta, è la esplosione del consumo dati. Qui non so chi si inventa, voi forse qui al Politecnico lo sapete, i numeri, cioè i zettabyte, gli ottabyte, non so da dove nascono questi numeri, questi nomi. Oggi siamo, stiamo consumando, nell'87 giravano in internet 2 terabyte, sembra incredibile ma è così, 60 petabyte nel 97, oggi siamo nel 2017, quindi siamo già, sicuramente già oltre, siamo a 1.1 10 alla 21esima. Cioè, l'esplosione del traffico dati è impressionante. Dietro questo, anche qua c'è una crescita importante negli investimenti nel settore elettrico che riguardano il mondo digitale. Quindi l'elettricità e la digitalizzazione sono due cose che vanno insieme e si prestano a essere insieme molto ben utilizzate sia da noi come privati sia dall'economia, perché tutto quello che ci permette di controllare e gestire con precisione va nella direzione di efficienza e va nella direzione di creazione di valore ed è associato alla digitalizzazione. Quindi sono due cose che vanno in mano per la mano e vanno tutti insieme. I consumatori, quando le persone dicono il consumatore intendono sempre l'individuo, quindi l'individuo e la sua casa, ok? Vi devo dire, dal punto di vista dell'elettricità, il consumo del privato è mediamente da un sesto a un ottavo del consumo del sistema elettrico che si osserva. Questo in Italia, per esempio, abbiamo circa un sesto. Tutti gli italiani consumano un sesto dell'energia che consuma l'Italia, il resto lo consuma l'attività economica, quindi industria, agricoltura, tutto. Però, diciamo, consumatore, bisogna parlare di questo. Noi oggi abbiamo di fronte una incredibile opportunità perché i consumatori hanno a disposizione, tramite la tecnologia che è ormai a disposizione, modi di consumare, generare, utilizzare l'energia elettrica in maniera assolutamente proattiva, completamente non passiva, più intelligente e anche più conveniente. Quindi è un mondo che si apre perché la digitalizzazione e lo scambio di dati lo rende possibile. Piattaforme, sistemi di scambio, c'è di tutto qui dietro, c'è un'intera evoluzione. Come anche c'è un'incredibile evoluzione del modo in cui vengono gestiti i sistemi elettrici. I sistemi elettrici sono stati progettati negli ultimi 100 anni partendo da centrali, reti di trasmissione, reti di distribuzione, consumo. Oggi abbiamo un consumo che può essere molto frammentato, molto distribuito, può addirittura arrivare nelle singole case, non è più così facilmente prevedibile perché dipende anche da effetti climatici. La rete elettrica che deve gestire questi sbilanciamenti in tempo reale deve essere in grado di farlo con sicurezza e in maniera sempre flessibile. Quindi, anche in questo, la digitalizzazione delle reti elettriche è l'unica risposta possibile ed è quello che genera la possibilità molto molto facile ormai nei sistemi che sono digitalizzati da parte di singoli industrie, uffici o anche persone di entrare nel ruolo di produttore, non solo di consumatore, avendo una rete digitale che permette questo tipo di... Questa è la situazione italiana? Questa è la situazione italiana. Tanto, diciamo, è una situazione classica, però l'Italia in questo è avanti, è uno dei paesi più avanti al mondo nel campo della digitalizzazione dei sistemi energetici e anche è uno dei paesi più avanti al mondo nel campo della diffusione di piccoli impianti. Noi abbiamo oggi, mentre parliamo, circa 700.000 impianti piccoli o micro piccoli, veramente piccoli, sparpagliati sul territorio nazionale che insieme costano circa 15.000 megawatt di potenza installata, che considerando l'Italia è un numero colossale. E la rete italiana è molto flessibile. Qui non mi soffermo molto, voglio solo parlarvi brevemente di due cose che riguardano il trend che noi stiamo seguendo nella progressiva sostituzione di capacità
termica tradizionale con capacità rinnovabile. Oggi noi abbiamo un installato di circa 2.500-3.000 megawatt all'anno, che ci farebbero sostanzialmente sostituire il mix energetico attuale sicuramente da qui al 2050 o forse un po' prima, continuando di questo passo. Quindi noi progressivamente decarbonizziamo il nostro mix energetico con questo phase in phase out che è ormai da qualche anno in corso. Cioè, se ho capito bene, nel 2050 potremmo in Italia non produrre più energia elettrica in modo termico, noi da carbone, metano, penso che sia possibile, assolutamente possibile, ok? Poi probabilmente ci sarà sempre un po' di backup qua e là, perché non si sa mai, però tecnicamente sicuramente sarà possibile farlo da qui al 2050. Poi c'è un dibattito, qualcuno dice un po' prima, qualcuno dice un po' dopo, ma se pensiamo che ci sono davanti 30 anni di sviluppo tecnologico, non ho dubbi assolutamente su questo. Non esiste, cioè tutti voi che ci sarete ancora direte sì, ci siamo arrivati molto prima, era stupido, però questa è oggi la previsione che abbiamo davanti. Come dicevo, noi mettiamo circa 2.600 megawatt all'anno, noi abbiamo circa 45.000 megawatt ancora di centrali termiche, quindi di questo passo le avremo tutte sostituite nei prossimi 20 anni, quindi 15-20 anni. Non vorrei fare spot, quindi diciamo che forse l'unica cosa che vorrei ancora dire che riguarda l'auto elettrica, perché questa è una cosa che viene sempre, ritorna sempre, poi questa è la città dell'auto, quindi giustamente parlarne, è che c'è un tema sull'auto elettrica che è dire io non la compro perché come la ricarico, e quindi se non ci sono le colonie di ricarica ho paura di rimanere per strada, giusto? Quindi noi abbiamo detto, d'altronde chi è che mette giù le colonie di ricarica se non ci sono le macchine che pagano? Cioè, quindi questa cosa va avanti che gira. Alla fine abbiamo detto ok, le mettiamo noi, quindi abbiamo deciso nel 2017 un investimento che cuba circa 300 milioni di euro, da qui al 2022 metteremo giù circa 14.000 colonine pubbliche, sparpagliate in giro per l'Italia in un certo modo, di un certo tipo, quelle veloci, quelle ultraveloci, quelle le vedete lì. Siamo coscienti del fatto che già nel 2020 quelle messe nel 2018 sembreranno vecchie, quindi ogni tanto bisogna andarle a cambiare. Sono 300 milioni di euro, quindi sono un sacco di soldi, però pensiamo che per il business case che c'è dietro l'auto elettrica, per quanto ci riguarda, è un investimento abbastanza a rischio, ma non tanto a rischio. E quindi l'Italia rischia di essere uno dei primi paesi al mondo ad avere questo approccio olistico a livello nazionale di ricariche pubbliche. Ricordo poi che quasi tutti fino adesso, quasi tutti quelli che si comprano una macchina elettrica si comprano anche il punto di ricarica dentro il garage o a casa, fuori, perché così è la mentalità. Quindi diciamo, nell'ipotesi nostra c'è che una su due abbia anche ricarica privata, e poi ci siano altri che faranno la loro parte, e già abbiamo visto che una volta partiti noi si sono fatti in coraggio in qualcun altro, quindi questa cosa partirà. Quindi dal punto di vista dell'infrastruttura ci sarà un'infrastruttura che permetterà di muoversi in maniera normale a chi avrà un'auto elettrica nei prossimi anni. Ultima cosa e finisco qua, c'è un tema riguardo alla sostenibilità. E lo dico perché, nel senso che se voi pensate a questa trasformazione che riguarda, e in parte riguarderà anche voi che sarete entrati nel mondo del lavoro nei prossimi 5 anni, tutti quelli che lavorano oggi nel settore energetico stanno o da una parte o dall'altra, o dalla parte di quelli che saranno a chiudere o dalla parte di quelli che saranno a crescere, in mezzo non c'è quasi nulla. E noi abbiamo non solo il dovere, ma l'interesse a dire a quelli che stanno da una certa parte, guardate che non vi dovete preoccupare di difendere l'indifendibile, c'è da gestire una transizione, abbiamo delle cose da farvi fare. Altrimenti questa trasformazione incontra resistenze anche comprensibili e difficoltà di penetrazione non economiche ma sociali e irrazionali. Quindi lo sforzo di sostenibilità che noi facciamo va in due direzioni. Uno, questo, cioè spiegare la transizione e spiegare ciascuno che ruolo ha in questo. E secondo,
portare energia elettrica e capacità, diciamo, di comprensione dei fenomeni energetici in quelle parti del mondo dove non ci sono. Senza di queste due cose, questa questo transizione aspetto della non transizione avviene. È importantissimo. Se no, non succede. Mi fermo qua perché sono tante charte e poi il tempo chiude. Grazie. Prego. Grazie, professor Tarace. Adesso io lascerei libera quest'altra sedia per il professor Giorgi e possiamo utilizzare gli ultimi 8-10 minuti per le vostre domande. Vedo che ce n'è già una, arriva immediatamente un microfono, un attimo solo che arriva il microfono. Attiro la vostra attenzione sulla conclusione che abbiamo ascoltato della relazione dell'ingegner Starace, perché è proprio mirata su questo pubblico, sulla vostra età e su quello che succederà nei prossimi 10 anni. Quindi attenzione, perché questa transizione è un treno che sta passando, sul quale bisogna saltare. Allora, sentiamo la prima domanda. Saltare su altri treni, poverini. Alcuni sì. Sì, buongiorno, sono Andrea Chiaudano, sono vivo a Torino e dal 2015 ho solo più veicoli elettrici, io e mia moglie, quindi seguo i suoi interventi pubblici, insomma conferenze dove lei promuove l'elettrico. Ho due domande. Gli italiani sono molto scettici perché in questo momento il diesel è detassato rispetto alla benzina, costa il 23% in meno, per cui loro si fanno due conti e risparmiano usando il diesel. Allora io mi chiedo, se si accelerasse sul fronte V2G, Vehicle to Grid, dove se Enel installasse il punto di ricarica a casa, dove anche se uno non usa l'auto elettrica può guadagnare mettendo in rete la batteria, sicuramente sarebbe un fortissimo incentivo. E da cascata sarebbe bello che la vostra società, oltre a cambiare di nuovo i contatori, come mi pare avete in programma, potesse pensare di mettere delle batterie di accumulo in ogni casa per fare da polmone, per riversare la produzione di energie rinnovabili durante il giorno in ogni casa, dove poi voi potreste usare queste batterie per ottimizzare il sistema ed agevolare la transizione. Grazie. Allora, tutti i contatori che noi siamo, cioè tutte le punti di ricarica che mettiamo permettono lo scambio con la rete, quindi sono già, non l'ho detto, quelli che si sono adesso no, ma quelli che stiamo mettendo da adesso in avanti sì. Quindi il V2G è, diciamo, nativo nel sistema che abbiamo deciso di mettere, ok? Quindi questa cosa, per chi sa che cos'è, permette il cambio bidirezionale, non solo io carico la macchina, ma posso anche trarre energia dalla macchina e usare questo servizio per guadagnare dei soldi le volte che non guido. Quindi è già così. Penso che bisognerà aspettare ad avere almeno un paio di milioni di macchine prima che la cosa diventi apprezzabile a livello nazionale. Finché sono 10.000 come adesso è un puro esercizio così di capacità ingegneristica, niente di più. Per quanto riguarda il tema delle batterie, nelle case mi ha già risposto, perché nel senso che le macchine sono altro che batterie su ruote per quanto ci riguarda. Quindi oggi, già adesso, è possibile prendere e installarsi una batteria in casa e utilizzarla a scopo privato. La regolazione italiana ancora non permette l'utilizzo della batteria a livello di stabilizzazione del sistema. Ci si arriverà, è una questione, di solito il regolatore viaggia con un paio d'anni di ritardo su fenomeni fisici, quindi ne parliamo nel 2020 e a quel punto ci sarà una regolazione che lo renderà possibile. Ma anche allora, già adesso la cosa è tecnicamente possibile. C'è una domanda del professor Giorgi. No, guardi, ne parliamo quando siamo arrivati nel 2019, è tutto una teoria che non sta in piedi, scusi. Prego. Reso, diciamo, attenzione, professor Giorgi. Devo chiedere, io ho sentito che potrebbe esserci un problema di materiali nella costruzione delle batterie, cioè di disponibilità, che non sia abbastanza litio, materiali che vengono usati per Allora, in qualunque cosa c'è sempre un problema di materiale, qualcosa è nuova, no? Quindi qui c'è un tema di litio e di cobalto, sostanzialmente. Ma è vero questo problema?
Sì, probabilmente, anzi, lo è sicuramente se si ipotizza che non cambi nulla. Cioè, come al solito, le previsioni che si fanno dicendo si deve usare litio e cobalto per fare le batterie, tutto il litio e cobalto del mondo, quante batterie possono fare? La stessa, uno potrebbe dire, se devo usare silicio per fare i pannelli solari, quanto silicio c'è nel mondo, quello è il limite del pannello solare. C'è sempre questo tema, no? Però, diciamo, lo sviluppo della tecnologia ci insegna che si parte dal litio e cobalto, poi si sa già che ci sono altri materiali che vengono dopo, bisogna investire ancora un po' di quantità sulla ricerca, e che poi c'è il riciclo del litio e del cobalto, che si possono tranquillamente riciclare a patto di investire in infrastrutture che riciclano. Quindi non... è un tema eterno, cioè qualunque cosa che uno mette in campo ha un suo limite fisico, perché la Terra è quella che è. Però, diciamo, fino adesso abbiamo un tema di economia circolare che non è stato neanche iniziato a essere toccato, che tranquillamente può far ritornare in circolo le cose. Ma sicuramente ci sono altri sviluppi, altre filiere di stoccaggio di energia che non richiedono solo litio e solo cobalto. Quindi la soluzione sarà tecnologica, in parte non la conosciamo ancora, però no, siamo fiduciosi di poterla sviluppare. No, ci sono già quelli che studiano, perché il litio, diciamo, 5 anni fa non c'era, c'era il sodio. Adesso è arrivato il litio, per il sodio non c'era il problema perché ce n'è tanto di più. Quindi c'è lavoro anche chi si occupa di scienze materiali, non lo dico perché il vostro rettore si occupa di quello, chi si occupa di scienze materiali ha un futuro. Sicuro. Domanda. Reso partecipe dalla situazione ingestibile che dobbiamo evitare, proposta dal professor Giorgi, mi sorge spontanea la domanda per entrambi, se possibile rispondere, se secondo voi, un'opinione, poi ovviamente una domanda che non ha una risposta precisa, se doveste scommettere se ce la faremo, e qualora non dovessimo farcela, i principali limiti saranno di tipo tecnologico o politico, quindi magari interessi economici a fermarci? Noi comunque credo ce la metteremo tutta. Grazie mille. Cominciare. Professor Giorgi. Questa è una domanda da 1 milione di euro. Io penso che non si arriverà a rispettare l'accordo di Parigi, ma che non si arriverà neanche a quei 4 gradi. Allora ti dico un aneddoto. Quando io ero negli Stati Uniti all'inizio della mia carriera, si fece un sondaggio fra gli scienziati e fu fatta questa domanda: quanto pensi che sarà il riscaldamento globale per la fine del secolo? Chiesto a migliaia di scienziati, 2,5 gradi. Cioè non 2, ma 2,5. Dopo 15 anni, stessa cosa, 2,5. Dopo 30 anni, stesso sondaggio, 2,5. Io penso che si arriverà a quello proprio per i motivi che diceva il dottor Starace, perché come tutte le rinnovabili ormai sono diventate economicamente sostenibili o competitive o addirittura più convenienti. Quindi determinate amministrazioni possono provare a fare quel che vogliono, ma se l'economia va in una certa direzione, io non credo che questo potrà cambiare. In più io vedo una maggiore sensibilità su questo tema rispetto, con gli anni che passano, non una grandissima sensibilità, almeno in Italia. Infatti, se avete notato, nessuno dei nuovi leader politici ha menzionato la parola ambiente o clima. No, perché erano tutti d'accordo. Su quella è l'unica cosa in cui erano tutti d'accordo. Comunque, diciamo, secondo me sarà qualcosa attorno, diciamo, fra uno e l'altro. Poi, quanto riusciremo a gestire questi cambiamenti, ci saranno delle soluzioni tecniche, dobbiamo fidarci che la tecnologia ci fornirà delle risposte adeguate. Io, se posso dire, penso che dal punto di vista della tecnologia non c'è dubbio che ci sia la soluzione. Credo che c'è un rischio che non ci si arrivi, o addirittura ci si arrivi tardi o addirittura non ci si arrivi, e se non agganciamo il tema della spiegazione a milioni di persone di cosa succede a loro in questa trasformazione. Perché
diciamo, se lei è un minatore e lavora e lei sta in un posto di tutti i minatori e le vengono a dire qua si chiude ragazzi, però non sappiamo cosa fare di voi, lei resiste. Lei resiste. Cioè, bisogna capirla questa cosa, non si può dire scusate, vi dovete sacrificare per il bene dell'umanità. Nessuno si sacrifica per il bene dell'umanità, si sacrifica per la sua famiglia, per i suoi amici, per la sua patria forse, ma l'umanità è un concetto astratto. Quindi o si costruisce un sistema inclusivo in cui tutti hanno un ruolo in questo e non hanno una distruzione del loro benessere, allora se no c'è la frenatura e il tempo si perde. C'è anche un enorme problema di formazione però di queste persone. Si deve spiegare, si deve capire e si deve anche far capire le alternative. E costruire nuove professionalità. Non si può dire voi siete condannati, e ve lo spiego anche, e poi siete anche condannati, non va bene. Comunque se posso aggiungere, sì, una cosa, certo. Quello che dicevo non significa che uno non debba impegnarsi in quella direzione, perché se all'improvviso tutti diciamo tanto la soluzione verrà per qualche strano, no, motivo eccetera, magari non viene. Quindi io penso che è sempre importante che abbiamo un impegno personale. Fare un esempio, macchine elettriche, insomma. Se tutti avessimo macchine elettriche vivremmo tutti meglio, questo è il bello della cosa. Quindi è importante. Quindi ognuno di noi dispone di una parte di potere, certo, nel modificare però se lei la situazione. Dobbiamo esercitarlo. Chiaro che diciamo, qui c'è una chat che era l'ultima che c'era qua. C'era una chat in cui si vedevano 23 centrali elettriche nell'Italia, che noi 4 anni fa abbiamo visto centrale per centrale, non avevano nessun futuro di generazione possibile nei prossimi 10 anni, nonostante qualunque scenario, qualunque cosa. Quindi abbiamo detto, le chiudiamo. 23 centrali per 13.000 megawatt, che è una volta e mezzo l'installato della Grecia. Abbiamo detto, le chiudiamo. Sono la metà delle centrali termiche che abbiamo in Italia. Ci sono centrali storiche, c'è Montalto di Castro, Trino, cioè ci sono cose colossali. Abbiamo detto, le chiudiamo perché non ha senso tenerle, non funzioneranno mai più. Cosa facciamo? Quindi prima di tutto abbiamo detto ai circa 1.000 che lavoravano lì dentro, ragazzi, lo sapete, no? Che finisce. Abbiamo detto, beh, è da qualche anno che stiamo qua a aspettare di partire, non funziona la centrale, quindi forse ci avete messo un po' a capirla, ma adesso ci siamo detti la verità finalmente, no? Cosa farete? Non è un problema, andrete a lavorare nella rete, andrete a lavorare nei rinnovabili, c'è un lavoro, c'è, quindi via questa preoccupazione sana che giustamente cosa faccio, io cosa c'entro, primo tema, poi dopo i sindaci, il territorio, gli imprenditori che lavorano intorno alla centrale, tutta questa gente, e adesso che succede? E noi abbiamo detto bene, noi abbiamo da pulire il sito, smantellare eccetera, ma tutti insieme facciamo un po' una pensata collettiva, che cosa vogliamo fare nel sito di ogni singola centrale. Non un funerale, ma una rinascita. Che ci vogliamo fare a Montalto di Castro? Che non sia una centrale, perché quella ci abbiamo già pensato, non c'è verso. Un'altra cosa. E con un processo abbastanza condiviso con tutto il territorio, ci sono idee imprenditoriali assolutamente nuove che a noi non avremmo mai avuto, perché la nostra creatività è quella dell'energia e basta, ma che portano soluzioni diverse, con creazione di posti di lavoro, investimenti, porti, centri turistici, centri di sport estremo, c'è di tutto. Si può fare, però chiaramente se noi avessimo detto si chiude e basta, avremmo avuto un problema. Una resistenza, non avremmo, saremmo riusciti a fare questa conversione. Quindi è fondamentale questo tema. Quindi la transizione gestita in modo socialmente sostenibile. Bisogna spiegarlo, esatto. Certo. Io credo che il nostro tempo sia finito. Avrei una mia curiosità, se la posso sottoporre. Abbiamo visto che l'elettrico crescerà molto, anche nei trasporti. Anzi, buona parte della relazione che abbiamo sentito era proprio centrata su questo aspetto. C'è una parte dei trasporti che non sarà elettrificabile. Sto pensando agli aerei, per esempio, sto pensando alle grandi navi, al trasporto marittimo di grandi dimensioni. Quale spazio rimane per il non elettrico, che sarà inevitabilmente legato ai fossili? Guardi, questa parola inevitabilmente gliela, per un attimo facciamo finta che non ci sia, perché è una delle regole della creatività, è non dire, non porre limiti, no? Se lei considera un aeroplano,
che mediamente vola a 10-12 mila metri di quota, l'efficienza di quella turbina non è proprio stellare, diciamo, no? È costretto a usarla perché non c'è altri modi, ma se lei considera lo spreco di combustibile che ha a 12.000 metri una volta che è arrivato in quota, nulla impedisce di considerare aerei che usano il kerosene solo per decollare e per scendere, e poi quando sono in quota vanno, certo, con solo motore il elettrico. È più economico, perché del, se lei prende un'auto elettrica e va a 3-4.000 metri di quota, vede la differenza con le altre macchine, ma non ha idea che differenza che c'è, che non perde rendimento. Quindi ci sono tanti modi di vedere questo problema, che oggi, siccome veniamo da 50 anni di un certo tipo di ragionamento, non entrano in testa. Venendo qua ho visto che, per esempio, tutti i traghetti sono delle navi che fanno da qui a lì e tornano indietro. E in Norvegia stanno dicendo: i traghetti li facciamo elettrici, perché tanto tra che vanno avanti e indietro si ricaricano tra una parte e l'altra, non devono fare mille, certo, miglia. E lei comincia a dire che taglia via il traffico navale dei traghetti, ma sai quanto ne toglie? Quindi in realtà c'è un sacco da fare anche. E parliamo di oggi, che siamo agli inizi. E poi vedremo. Poi vediamo. Bene, io ringrazio molto il signor Farace, amministratore delegato dell'Eno, grazie. Grazie professor Giorgi. E noi ci rivediamo il 13 di marzo, il tema sarà l'allungamento della vita, una cosa che ci dovrebbe interessare tutti quanti, ma soprattutto a una certa fascia d'età sembra molto interessante, e avremo con noi Roberto Bernabei, che è uno studioso di geriatria, e avremo con noi Giuseppe De Rita, sociologo, che affronterà il tema di come sarà una società in cui la vita si allungherà ulteriormente. Oggi siamo a 80 anni per gli uomini, 84-85 per le donne, vedremo dove si potrà arrivare. Grazie.